Andrea Berti, lo lasci fuori? No, non sono tutti dentro. Sì, no, Andrea Berti no, not yet. Ci siamo. Buongiorno a tutti, io sono Luca Fabio, il direttore tecnico di SMACT. Sostituisco il nostro valido direttore generale che per l'occasione si è preso una settimana di ferie e quindi questa volta faccio io da frontman per SMACT. In questo webinar vi parleremo attraverso due persone molto competenti degli strumenti per i finanziamenti europei destinati in particolare alle PMI. Vi chiedo cortesemente di mantenere disattivati, vi ricordo, di mantenere disattivati le telecamere e i microfoni e anche di utilizzare la chat per porre le vostre domande, che io e Roberta provvederemo a poi passare e sottoporre ai nostri relatori. Il primo relatore è il dottor Antonio Carbone, che è un esperto di APRE. Lui dal 2011 lavora in questo settore, nel settore dei fondi europei, e ha una profonda conoscenza delle tematiche di ricerca e di innovazione e soprattutto delle regole che guidano questo programma, il programma di finanziamento di Horizon 2020. Inoltre, ha un solido background in relazioni internazionali, politiche e istituzioni dell'Unione Europea che aiuta molto nel gestire i contatti e il muoversi all'interno dei progetti e oltretutto è il punto di contatto nazionale per le piccole e medie imprese. Questo fino dai tempi del settimo programma quadro ed è anche un esperto nel comitato di programma della Comunità Europea. Questo lo ha portato ad avere ben presenti le dinamiche del sistema italiano di ricerca e grazie alla sua partecipazione come technical advisor nella redazione della strategia dell'internazionalizzazione della ricerca italiana del MIUR. Inoltre, la competenza sull'Horizon 2020 è anche completata dalla sua esperienza pluriennale, e direi che soprattutto in tema di PMI. Oltretutto, ha anche un master in management dei progetti internazionali, quindi direi una persona con una notevole competenza in questo settore. Quindi lascerei direttamente la parola ad Antonio, può cominciare la sua presentazione. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie mille anche per l'introduzione. Dunque, io adesso in un quarto d'ora provo a sintetizzare, a condividere un po' le principali caratteristiche dello strumento in oggetto, quindi di EIC, European Innovation Council Accelerator. Come dice il titolo dello strumento, accelerare l'immissione sul mercato di innovazioni particolarmente dirompenti, di rottura, breakthrough, come dicono a Bruxelles, da parte di piccole e medie imprese e start-up per definizione innovative. Alcuni di voi forse hanno maggiore confidenza e familiarità con l'antesignano dell'ESI Accelerator, che è lo strumento piccole e medie imprese, SME Instrument. Siamo sempre all'interno di Horizon 2020 e quindi del programma quadro della ricerca e dell'innovazione gestito dalla Commissione europea, fondi diretti della Commissione europea, competizione sicuramente elevata in questo caso con aziende e start-up da tutta Europa, però un'ottima opportunità per tutta una serie di motivi che adesso andremo a vedere. Mi preme sottolineare che adesso vediamo anche qualche dettaglio in più nel passaggio da strumento piccole e medie imprese a ESI Accelerator. Siamo in questo contesto del Consiglio europeo dell'innovazione, del costituendo EIC, Consiglio europeo dell'innovazione. Non c'è ancora un consiglio, ma perché la Commissione vuole strutturare questo EIC? Perché? Perché vuole che in Europa si investa maggiormente. Più che su innovazioni incrementali, lo si continuerà a fare, per carità, su innovazioni appunto breakthrough, disruptive, market creating innovation. E proprio per questo la Commissione vuole che, al di là del finanziamento pubblico, del grant, della sovvenzione, insomma del fondo perduto, una volta che la Commissione stessa investe su queste aziende, su queste start-up,
questo investimento faccia sì che ci sia un effetto leva, cioè che siano attratti anche capitali privati della finanza di rischio piuttosto che altre tipologie di capitali privati che sono assolutamente necessari poi per l'immissione sul mercato di questa innovazione, per la crescita, per lo scaling up delle aziende sui mercati internazionali. Dunque, quindi, politicamente, mettiamola così, all'interno di questo contesto, IESI Bruxelles sta cercando l'emergere di nuove tecnologie, innovazioni, aziende, start-up che portino avanti queste innovazioni, come dire, dirompenti o pionieristiche, e in questo modo, quindi, la Commissione stessa vuole aiutare queste tecnologie, poi queste aziende a crescere e sostanzialmente, la faccio breve, ma è questo il succo della questione, diventare i leader di mercato tra qualche anno. Di conseguenza assicurando un aumento della competitività del sistema industriale europeo. Questo è in soldoni il contesto dove troviamo IESI Accelerator. All'interno dell'IESI in realtà noi troviamo diversi strumenti, non soltanto l'Accelerator. Come vedete da questa slide, se teniamo conto di questa classificazione, che è quella del Technology Readiness Level, molto utilizzata dalla Commissione nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione, una classificazione o misura di 9 livelli che va appunto a misurare il grado di sviluppo, di maturità di una tecnologia. TRL bassi, ricerca di base, ricerca fondamentale, TRL alti, siamo quasi sul mercato, TRL 6, 7, 8, c'è magari un primo prototipo, una prima versione della piattaforma, adesso dobbiamo, come dire, arrivare su scala industriale, validare, dimostrare, testare, field trial e così via, prima del mercato vero e proprio. E l'accelerator, IESI Accelerator, copre proprio queste fasce alte di TRL, chiamiamole pre-competitive, con una grossa novità che sostanzialmente la principale novità che ha buttato sul tavolo la Commissione europea l'anno scorso nel passaggio da SMEsment a IESI Accelerator, la novità è che la Commissione si fa investitore privato, la Commissione da qualche settimana prevede anche di poter supportare queste PMI e startup innovative attraverso equity, adesso ci torniamo, ma quindi la Commissione non si limita più al grant, alla sovvenzione per avvicinare le aziende al mercato. Poi c'è il mercato, che è una sfida forse ancora più importante, andare sui mercati internazionali, sostenersi, crescere. Il grant, la sovvenzione, il fondo perduto pubblico non può più esserci, quindi è la Commissione che si fa addirittura investitore privato per facilitare anche i processi di market uptake and deployment e poi scaling up di queste aziende innovative. Quindi cosa stanno cercando a Bruxelles quando parliamo di IESI Accelerator? Stanno cercando PMI e startup con queste caratteristiche, sicuramente ambiziose, sicuramente, come dire, fortemente innovative, che conoscono già un po' il mercato, che partono da livelli di sviluppo già abbastanza elevati, anche se non sono ancora sul mercato, e che hanno appunto l'ambizione di andare, tra virgolette, a distruggere questi mercati, non soltanto quello locale o nazionale, quindi, ma anche quelli europei o quelli internazionali. Dunque, queste sono le principali caratteristiche dello strumento, dell'IESI. La partecipazione è riservata alle sole piccole e medie imprese e startup europee, quindi comprese quelle italiane, è chiaro. Approccio bottom up, la Commissione non dice presentami le proposte qui su energie rinnovabili piuttosto che lì su biomarcatori, su intelligenza artificiale, no. La Commissione attraverso questo approccio bottom up lascia libertà ai proponenti, cioè alle aziende, dal basso verso l'alto, bottom up, di presentare le loro innovazioni nei settori di interesse, quindi laddove hanno expertise, laddove fanno il loro business quotidiano, laddove hanno investito e stanno investendo in ricerca e innovazione. E come le sostiene? Le sostiene in primis attraverso un grant che oscilla tra i 500.000 e i 2 milioni e mezzo di euro, prevede un tasso di finanziamento al 70% e quindi l'azienda in fase di proposta va a stimare un budget. Se il progetto viene finanziato va rendicontato chiaramente l'attività, sia a livello tecnico che finanziario. La Commissione, rispetto ai costi stimati e poi speriamo rendicontati, riconosce un 70%. Di cosa? Di spese di personale, di eventuali viaggi, quando torneremo tutti a viaggiare, acquisto di beni e servizi, materiali, consumabili, subcontratti.
macchinari, equipment, lì si utilizza il discorso dell'ammortamento. Questo in realtà già c'era anche sullo strumento piccole e medie imprese. La Commissione, come accennavo prima, vuole fare un passaggio ulteriore, perché anche quando si arriva quasi al mercato con queste innovazioni importanti, ad alto rischio, dirompenti e così via, e quindi nel gergo di Horizon si arriva a TRL 8, e poi però c'è il mercato, che magari è una sfida ancora più importante, dove c'è un fabbisogno finanziario ancora maggiore. E quindi la Commissione dice: io ho notato che nel momento in cui supporto fino a un certo punto queste aziende molto molto innovative, ma ancora piccole, ancora giovani, che ancora non fatturano chissà cosa e quindi non hanno risorse proprie, poi non è facilissimo per queste aziende reperire ulteriori risorse sul mercato per crescere. E quindi allora intervengo io, Commissione, Bruxelles, ho inventato questo nuovo meccanismo, un meccanismo di equity, e addirittura posso aiutare la stessa azienda anche nella fase di commercializzazione, di crescita sui mercati internazionali, erogando finanziamenti in equity fino a 15 milioni di euro ad azienda. Ci torniamo. L'antesignano dell'accelerator SME Instrument? Assolutamente sì, ma ci sono sostanziali novità rispetto a SME Instrument sintetizzate in questa slide. Poi nelle varie slide che vi saranno distribuite troverete anche una serie di hyperlink, collegamenti ipertestuali nelle slide a tutti i documenti più importanti. Sostanzialmente, rispetto a SME Instrument non c'è più la fase 1. Alcuni di voi ricorderanno che c'era questa fase preliminare con 50.000 euro forfettari per approfondire gli studi di fattibilità, il business plan dell'azienda, preliminare a una fase 2. La fase 1 non c'è più, la fase 2, cioè il progetto di innovazione, oggi si chiama ESI Accelerator, e presenta importanti novità. L'equity, e quindi ad oggi l'azienda può presentare una domanda chiedendo o solo grant per la fase precompetitiva, da 500.000 a 2 milioni e mezzo al 70%, oppure una proposta di cosiddetta blended finance o finanza mista, cioè grant più equity. L'equity è finalizzato soprattutto al discorso market uptake and deployment e scaling up dell'azienda. È obbligatoria la partecipazione delle sole piccole e medie imprese, quindi fino a 250 dipendenti, fino a 50 milioni di fatturato, 43 di bilancio. La partecipazione, poiché, come insomma spero iniziate a capire, l'intento della Commissione sta adottando un approccio da investitore privato, no? Il titolo stesso dello strumento, Accelerator, e allora un investitore privato è molto attento anche al team aziendale, che deve avere una serie di caratteristiche tecniche, dal punto di vista tecnico, di conoscenze tecniche, ma dal punto di vista anche manageriale, di execution, i financial, lato business, lato mercato, lato vendite. Quindi parliamo di, come dire, livelli di avanzamento sia lato tecnico ma anche a livello imprenditoriale, già diciamo abbastanza strutturati, ecco. E quindi allora, se l'approccio è quello dell'investitore privato, è chiaro che si fa massima attenzione al team, e la Commissione o l'investitore privato non investe in un partenariato di 10-15 aziende con l'università, no, investe in un'unica azienda, nel team di quell'azienda, con quella struttura, con quella company ownership. Poi magari è chiaro che l'azienda, così come avviene nel mondo reale, per alcune attività progettuali specifiche può anche rivolgersi a parti terze. Noi presentiamo l'accelerator oggi, c'è un'ultima scadenza in questa programmazione 2014-20 che è quella del 7 ottobre, come vedete ci sono 170 milioni, lo presentiamo oggi però perché sappiate che, seppur con alcune novità, l'accelerator andrà avanti anche nei prossimi 7 anni, nella prossima programmazione 21-27. Quindi è importante iniziare a familiarizzare con questo strumento, capirne le complessità e le principali caratteristiche. Per chi riuscirà e chi riuscirà a prepararsi e quindi a investire, c'è la scadenza del 7 ottobre, ma poi insomma dall'inverno primavera 21 parte anche l'accelerator di Horizon Europe, quindi dobbiamo, insomma, dovete conoscere questa opportunità. Lo strumento è competitivo, il tasso di successo a volte è molto basso, lo diciamo subito con la massima onestà, 1 su 20 o anche meno, e sostanzialmente torniamo ai tassi di successo tipici del mondo degli investitori privati,
E ripeto, la Commissione sta diventando in qualche modo un investitore privato. Qualche settimana fa ha finalmente costituito un fondo di venture capitalist, lo chiamano fondo IEC, che sarà un fondo sui generis, perché attraverso il quale la Commissione erogherà la parte di equity dell'accelerator. Quindi nel momento in cui l'azienda presenta una domanda mista di finanziamento misto, grant più equity, la domanda viene valutata da 4 esperti da remoto, dopo 5-6 settimane le aziende che superano questa prima fase e poi vengono invitate a Bruxelles, quando si potrà tornare a viaggiare, nel frattempo da remoto, vengono invitate al secondo step di valutazione, che è un'intervista con un nuovo pool di valutatori, con un background sempre più lato financial, mondo degli investitori privati, ma di questo vi parlerà molto più nel dettaglio Giuseppe Gubello di Intesa San Paolo. Dopo l'intervista, sostanzialmente, l'azienda viene o meno proposta per il finanziamento, che è un finanziamento di grant o di grant più equity. Nel secondo caso, il progetto grant parte dopo 3 o 4 mesi, grosso modo, quindi dopo 5-6 mesi dalla data in cui avete presentato la domanda, ad esempio 7 ottobre, ma se avete chiesto anche equity, parte un altro processo, una cosiddetta due diligence, come avviene nel mondo degli investitori privati, in cui si va a negoziare sul valore dell'azienda, su quanto appunto vale l'azienda, quanto è disposta a cedere e per cosa, sulla tipologia di equity, quasi equity, mezzanino, prestito convertibile, sulla potenziale exit strategy. Come vedete, il fondo ESG della Commissione, che ha sede a Lussemburgo, ha un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Investire in quelle aziende che hanno un forte potenziale innovativo, ma proprio per questo comportano ancora un alto rischio, ok? Un rischio che il mercato privato non è ancora pronto a sobbarcarsi o a sobbarcarsi al 100%, ragion per cui è necessario l'intervento del pubblico per fare il cosiddetto de-risking dell'investimento e iniziare ad attrarre, in accordo con l'azienda chiaramente, ulteriori investitori e investimenti privati. Ci torniamo. Ecco qui un estratto breve delle prime linee guida dell'ESI Fund, linee guida strategie di investimento. Ho cerchiato in rosso quello che è lato equity dell'accelerator e il target della commissione, e quindi gli stage di riferimento sono il seed, pre-seed, l'early stage. Molto probabilmente andranno a investire, stanno investendo su aziende che magari ancora non fatturano tanto, quindi non hanno risorse proprie, proprio per il discorso di cui prima. Vado in conclusione, poi insomma, Giuseppe sicuramente andrà a complementare il tutto e poi interagiamo insieme. Però vado in conclusione con 2 o 3 slide per provare a fissare i concetti decisivi dell'accelerator, che sono anche delle grandi novità rispetto a SME Instrument. Il primo, a nostro giudizio, è quello di non bancabilità. Concetto a volte non proprio chiarissimo, però connesso a quanto stavo dicendo prima. L'azienda è già in una fase di sviluppo abbastanza importante, TRL 6, ha già ricevuto le prime validazioni dal mercato, ha già un team abbastanza strutturato, ha market traction, ma non è ancora sul mercato. Non ha fondi propri, risorse proprie per arrivare sul mercato con queste innovazioni breakthrough ancora ad alto rischio, proprio perché si tratta ancora di alto rischio, non di ricerca di base, ma rischio finanziario, lungo ciclo dell'innovazione, i competitor che magari sono pronti, come dire, ad aggredirmi appena metto fuori il naso dall'azienda, da casa, dal laboratorio. E quindi diventa necessario l'intervento pubblico. Nell'application, cioè nel modello di domanda preimpostato e definito dalla Commissione, che adesso vediamo brevemente, vedrete che c'è anche una parte della domanda che si chiama Annex 4, in cui addirittura la Commissione chiede delle proiezioni finanziarie. Da oggi ad anno 6, quindi da oggi fino al momento dell'atteso break-even e dello scaling up. E sulla base di quest'arco temporale, voi dovete fare un piano finanziario, un business plan che sarà pari a 100 e dovete dimostrare il fatto che siete così tanto innovativi che là fuori, il mercato privato, la finanza di rischio, i potenziali primi clienti industriali o chiaramente le banche non sono ancora pronte a investire quel 100 su di voi. Quindi diventa necessario l'intervento pubblico. Per rispondere alla domanda in chat, l'accelerator,
La partecipazione all'Accelerator è riservata alle sole piccole e medie imprese for profit, aventi sede legale nell'Unione Europea 27 adesso, compresa l'Italia chiaramente, più gli stati associati ad Horizon 2020, Israele, Turchia, Norvegia, Svizzera e così via. Altro concetto fondamentale, parlavamo all'inizio di scaling up, di aziende ambiziose, la Commissione e alla quindi definizione di scalabilità, secondo la Commissione, e fortemente connessa anche al discorso della non bancabilità, è chiaro che qui la Commissione è alla ricerca di aziende che possono garantire, non so, un 10 per, un 100 per, cioè se oggi mi chiedi, tua azienda, un investimento pari a 1, poi nelle tue stime di crescita, che devono essere sostanziate da spalle solide, dalle prime validazioni del mercato, non puoi dirmi che tra 3 o 4 anni prevedi di crescere 2, capito? Perché l'obiettivo, se l'ottica è quella dell'investitore privato, l'investitore privato oggi ti dà X perché conta in un dato periodo, che poi dipende a seconda del settore, ad esempio su biotech è chiaro che i tempi sono più lunghi, ma insomma prevede che quell'X diventa un qualcosa, diciamo, moltiplicato per 10, per 50, per 100, dipende dal settore, bisogna tener conto delle metriche di settore, e quindi punta a realizzare un profitto, un guadagno, e quindi è alla ricerca di aziende fortemente scalabili. Questo è il template di proposta, per darvi una idea di cosa stiamo parlando, date un'occhiata a questa slide. Sì, ci sono i 3 tipici criteri di valutazione delle proposte di Horizon 2020, anche delle proposte di ricerca, Excellence, Impact e Implementation, ma qui hanno un'accezione totalmente diversa, pienamente di business. Secondo alcuni questi addirittura questo modello di domanda è un memorandum per investitori. Una delle difficoltà è anche il fatto che le sezioni Excellence, Impact e Implementation vanno esplose ed scritte in 30 pagine, quindi è chiaro che bisogna anche saperla scrivere e impacchettare la proposta, non c'è dubbio. Ma non è tutto, anche perché poi c'è un secondo step di valutazione, l'intervista di circa 40 minuti con 6 jury member, e Giuseppe ce ne parlerà, reclutati dalla Commissione, che sono lì proprio a cercare di mettere in difficoltà l'azienda su tutti questi aspetti. Parlavo del template di proposta, i 3 criteri Excellence, Impact e Implementation, non è tutto perché poi ci sono degli allegati, porto la vostra attenzione agli allegati 4 e 5, l'allegato 4, l'annex 4 è quel foglio Excel a cui accennavo prima, proiezioni finanziarie, company ownership e così via, quindi lì pure bisogna prepararsi al meglio. E poi l'annex 5, sostanzialmente la presentazione e il pitch che va allegato alla proposta, va allegato alla vostra domanda di finanziamento, ad esempio per il 7 ottobre, perché se poi si passa al secondo step di valutazione, cioè l'intervista, l'intervista e il pitch si fa con le slide, con la presentazione che avete già allegato al momento della presentazione della domanda. Concludo dicendo che poi interagiamo, come National Contact Point è chiaro che siamo a vostra disposizione, ci fa molto piacere interagire con le strutture del territorio, settoriali e quindi anche con i Competence Center, quindi io sono molto felice di essere qui oggi e noi proviamo a essere utili nella fase di orientamento, nella fase di review della proposta, chiaramente come National Contact Point abbiamo un ruolo istituzionale per conto del Ministero della Ricerca in Italia e della Commissione Europea ed è chiaro che siamo tenuti al trattamento massimamente confidenziale delle informazioni con cui entriamo in contatto. I nostri servizi sono gratuiti, è chiaro, dai nostri servizi poi noi facciamo parte anche di network europei come questo Access to ESI che noi coordiniamo, sono i National Contact Point ESI in giro per l'Europa, è un progetto della Commissione attraverso il quale cerchiamo di fornire anche servizi, strumenti, eventi a vostro beneficio. Ad esempio, non so quanti di voi conoscono questa pubblicazione che sostanzialmente è un modello di domanda dell'Accelerator, sezione per sezione del template abbiamo intervistato jury member, valutatori, le prime aziende che hanno vinto Accelerator e quindi proviamo a dire sezione per sezione cosa va inserito, come va esplosa, come va sviluppata quella sezione. Quindi è una guida che speriamo sia utile, che come dire scaricabile gratuitamente dal sito del progetto, qui trovate sempre il collegamento ipertestuale, e che mostra anche la complessità dello strumento, perché non c'è dubbio che questo è lo strumento che deve far fare il salto di qualità
all'azienda, non è uno dei progetti, ma è il progetto per l'azienda, il progetto con cui tra 2, 3, 4, 5 anni una startup o un'azienda ancora piccola inizia a diventare un'azienda quasi leader di settore e poi leader di settore, e quindi un investimento. Questi sono i nostri contatti, siamo un team in Apre perché c'è tanta richiesta in Italia sull'accelerator e su piccole e medie imprese, quindi siamo pienamente a disposizione. Io credo di essere, insomma, di aver rispettato i 15 minuti più o meno, quindi mi fermo qui e poi chiaramente a disposizione per le domande. Grazie mille Antonio, e adesso la introdurrei il dottor Gubello di Intesa San Paolo, dell'ufficio che appunto si occupa del supporto ai progetti. Lui è un ingegnere nucleare con 5 anni al CERN. Dopodiché ha deciso di fare un MBA alla Bocconi, è entrato nel mondo dei venture capital, è un valutatore ESG e adesso ci racconta anche la parte forse più, mi permetto di dire, finanziaria barra bancaria. Ecco. A te, Giuseppe. Forse hai il microfono disattivato? Eccoci qua. Mi sentite, davvero? Sì. Allora, adesso sì. Vedete anche il mio monitor? Sì. Non più, esatto, non più. Adesso vediamo, non vediamo più la presentazione. Sì. Ora dovremmo esserci. Eccolo lì, perfetto. Benissimo, perfetto, grazie. Ok. Perfetto, grazie Luca per l'introduzione, grazie per averci invitato in questa sede a raccontare qualcosa sui finanziamenti europei, in particolare sull'accelerator. Consentitemi però prima una piccola e breve premessa per sottolineare il ruolo di Intesa San Paolo. In quanto banca di sistema, Intesa San Paolo, il top management di Intesa San Paolo, anche sulla base dei deludenti risultati dell'accelerator, ma comunque più in generale per rendere più efficace ed efficiente l'utilizzo dei fondi europei, la banca ha deciso di istituire una struttura al suo interno che possa affiancare le aziende, i clienti e non, nella richiesta di finanziamenti europei che vanno da Horizon 2020 al LIFE, all'Innovation Fund, al CEF, Connecting Europe Facility, strumenti gestiti direttamente dalla Commissione europea e per i quali l'application deve essere fatta direttamente alla Commissione europea senza passare dagli enti locali. Questo servizio viene offerto attraverso una struttura che può far leva su un'esperienza ultra decennale di gestione di fondi strutturali, quali il Fondo Crescita Sostenibile, una struttura con profonde competenze ingegneristiche e tecnologiche che si uniscono ovviamente ad una cultura finanziaria che ha anche importanti esperienze nel venture capital e nel private equity. Quindi, andando dritti al punto degli IC, come ha già ampiamente sottolineato Antonio splendidamente, l'accelerator si propone sotto questa nuova forma del blended finance, dove c'è la componente di grant e la componente di equity. L'equity che comunque viene, diciamo, controbilanciato da una partecipazione all'interno delle aziende che può andare da un 10 a un 15%. Nella giornata odierna io vorrei focalizzarmi su due aspetti principali, e cioè quali sono i progetti finanziabili, già comunque toccato da Antonio, e come avviene il processo di valutazione, anche per fare, diciamo, leva sull'esperienza personale in quanto membro della commissione della giuria che valuta anche questi progetti. Il programma ESG intende finanziare quei progetti, come diceva Antonio, legati a innovazioni disruptive,
Per avere un'idea di cosa la Commissione europea intende per disruptive, vi riporto questa matrice tecnologia-mercato, che sono graduate sul livello di novità. Lì dove la tecnologia è breakthrough, è dirompente, apre un nuovo mercato, rompe le dinamiche del mercato esistente, lì si concretizzano i progetti che possono essere oggetto dell'accelerator, degli SE. Quindi lì nei quadranti a destra si possono individuare questi progetti. Sono comunque prodotti o servizi che creano nuovi mercati, che, come ho detto, rompono le regole esistenti e rispondono a nuove esigenze del consumatore, in senso lato comunque. Quindi quello che voglio anche dirvi è vero che c'è questa attenzione nel ricercare l'unicorn, cioè quella startup che vale più di un miliardo di euro, ma è anche vero che comunque c'è una predisposizione a valutare anche quei progetti che possono essere incrementali, ma comunque che danno un alto valore aggiunto e che hanno all'interno una tecnologia dirompente. Quindi per quanto riguarda invece per lo stadio di sviluppo dei progetti, come ha già sottolineato Antonio, devono essere quelli che hanno un TRL 6, almeno un TRL 6, cioè quelli che hanno già dimostrato la tecnologia in un ambiente industrialmente rilevante. Come indicato qui sulla slide, le attività inerenti al TRL 6, 7 e 8 vengono finanziate con il grant. Tutto ciò che riguarda il market uptake viene finanziato con la parte in equity. Ultimo aspetto è la non mancabilità, quindi quali sono quei progetti finanziabili? Quei progetti che non sono finanziabili, che non hanno la capacità di attrarre sufficienti finanziamenti dal mercato dei capitali, intendendo questo per venture capital e private equity. Ora vorrei focalizzarmi sul processo di valutazione. Molto rapidamente, già accennato da Antonio, c'è una valutazione da remoto da 4 esperti. Successivamente, nel caso di successo, si passa alla valutazione dell'intervista face to face, dove c'è la giuria che interroga dopo 10 minuti di pitch l'azienda e fa una sorta di challenging su quei temi che vede un po' più deboli. Dopodiché si redige un summary report e si vota per il successo o l'insuccesso. Quindi si possono avere 3 possibilità: l'ok for il blended finance, quindi grant più equity, o si può anche dare il solo grant, oppure in caso di mancanza di fondi si concede all'azienda un sigillo di eccellenza. Questo processo viene gestito interamente dalla Commissione europea. Successivamente, nel caso di un go for blended, c'è la parte che viene gestita dagli ESI fund, che riguarda la parte di equity. Quindi, come diceva Antonio, non solo l'approccio di un investitore privato, ma anche le dinamiche di un investitore privato. Quindi viene fatta una due diligence, e siccome uno dei principali obiettivi della Commissione europea è quello di incentivare l'utilizzo di capitali privati, nella fase di concessione, di definizione della struttura dell'equity, si cerca di fare un matching con i venture capital europei e capire se c'è la possibilità di inserire nel round anche venture capital esterni.
Quindi adesso ci concentriamo però, come vi dicevo, sulla parte iniziale, quella di valutazione della proposta. Quindi partiamo dalla valutazione da remoto. Per comprendere bene il modo più efficace di scrivere una proposta, a mio avviso bisogna prima di tutto comprendere chi dovrà valutare la proposta. Come ha già detto Antonio, la proposta si compone di diversi documenti, la proposta di 30 pagine con 3 temi, l'Annex 4 che è il file Excel, le varie appendici, le lettere di intento e più il pitch. Quello che è importante capire è che quando questi valutatori, questi esperti valutatori devono valutare le proposte, allora loro prima di tutto sono dei valutatori che vengono scelti preferibilmente con un profilo tecnico e accademico, e quindi il loro obiettivo principale è quello di focalizzarsi sulla parte di excellence. Excellence vuol dire quindi aspetto tecnologico, l'innovazione, unique selling point, cioè tutto ciò che riguarda l'innovazione del prodotto. Quindi sono degli esperti che devono valutare diverse proposte, non sono poche, in poco tempo. E quindi questo deve essere molto chiaro in voi, nell'azienda che vuole approcciare gli SE. Per questo motivo le proposte devono essere leggibili, bisogna partire prima di tutto in tempo. Serve abbastanza tempo per scrivere una proposta ben fatta, perché sono 30 pagine, e devono essere ben equilibrate. Ci deve essere una storia da raccontare. Ho scritto deve essere una storia da raccontare non solo per il cervello, quindi facile da leggere, molto liscia, ma anche per gli occhi, perché da un punto di vista grafico trasmettere alcuni concetti è molto più incisivo piuttosto che magari una pagina densa di contenuto. Bisogna evitare digressioni che aiutano solo a confondere le idee di chi non è un vero esperto del settore in cui voi operate. Evitare le ripetizioni. Spesso può capitare che le tre parti, Excellence, Implementation, Impact, vengono redatte da tre persone differenti della stessa azienda. E quindi sovente capita di leggere la parte iniziale di ognuna di queste tre parti che come se partisse da zero, quindi racconta chi è l'azienda, cosa fa, in che mercato opera e qual è la sua innovazione. Questa è una parte che compete alla parte dell'excellence, non alla parte di impact implementation. Bisogna andare dritti al punto. Questo spesso si vede che si parte direttamente con la parte di excellence, senza fare una sorta di executive summary che possa aiutare l'esperto a inquadrare il business, a inquadrare l'innovazione, a inquadrare le persone. E poi bisogna essere concisi, diretti, linguaggio semplice, rivedere la proposta alla fine, inquadrarla come unico documento, possibilmente farla leggere da un madrelingua, onde evitare spiacevoli errori grammaticali. Quindi, in una frase, direi che l'obiettivo da tenere a mente è quello di semplificare il lavoro del valutatore nella comprensione della proposta. E questo perché lo dico? Perché la qualità delle proposte è assolutamente elevata e la differenza può anche essere fatta nella semplicità narrativa del progetto, nella semplicità di esporre argomentazioni anche complesse e complicate in una maniera molto semplice.
Superata la prima fase di valutazione da remoto, si accede alla seconda fase, dove la società viene incontro alla giuria in un'intervista. L'intervista di 40 minuti sono 10 minuti di pitch e 30 minuti di Q&A session. Dopodiché si scrive il consensus report. Anche in questa fase, chi è che sta valutando l'azienda? In questa seconda fase, come anticipava Antonio, i 6 esperti vengono scelti esclusivamente dal mondo del venture capital, del private equity, dal mondo del sistema bancario, e questo già fa intuire quali sono gli aspetti che la giuria di esperti deve valutare e deve approfondire. In questo caso, quindi, molta attenzione verrà posta al business e all'aspetto finanziario. Per comprendere qual è il modo migliore per prepararsi all'intervista, vi ho riportato quelle che sono le domande a cui la giuria deve rispondere attraverso il suo intervento. Già l'ordine in cui queste domande vengono poste è indicativo dell'attenzione che deve essere posta. Quindi il team in primis, il team deve essere motivato, deve avere un background tecnico, commerciale, finanziario e, ahimè, soprattutto deve avere un forte commitment. Queste cose si vedono indirettamente attraverso il pitch, da come il pitch viene creato e raccontato. E ahimè, qui spesso può succedere, anche in una fase avanzata di valutazione, che del team ci sta l'inventore che è fully committed, cioè che è 100% sul progetto. E ci sono altre persone che hanno un commitment molto basso, 40, 60%, 80%. Quindi questo depone poco a favore dell'azienda. La bancabilità, come già anticipato anche da Antonio, è un problema go no go. Il progetto deve essere non bancabile, quindi non deve essere in grado di attrarre capitali dall'esterno. E poi si passa al nodo cruciale dell'intervista, l'impatto. Cos'è che spesso è lacunoso nella fase delle interviste? È la coerenza tra business model, commercialization strategy e proiezioni finanziarie. Sembra una cosa banale, ma spesso le aziende non hanno ben chiaro qual è il giusto business model e come implementare questo business model attraverso una strategia di commercializzazione che deve essere anche rispettata all'interno del piano finanziario. Vi faccio un esempio che è abbastanza recente. Un'azienda che aveva una tecnologia, credetemi, veramente disruptive, in un mercato molto ampio, e si proponeva come modello di business, proponeva il licensing, technology licensing, che è il giusto e corretto modello di business se uno non vuole investire nel manufacturing, nell'equipment e quant'altro, che per quel tipo di industry era molto capital intensive. Ok, quindi buono il business model. Commercialization strategy: chi sono i miei clienti finali? Allora, chi costruisce il prodotto che utilizza questa tecnologia, ma anche quindi è un B2B, ma anche un solution provider in quel caso, che sebbene fosse sempre un B2B, è un mercato completamente differente, che utilizza
la tecnologia applicata dal manufacturer per produrre dei prodotti derivati. Allora, per esempio, in quella proposta, seppure sembrasse tutto ben organizzato, era evidente che all'interno dell'azienda mancassero le chiare competenze per aggredire i due mercati, che sono completamente differenti tra loro. E alla domanda diretta di chi affronta un mercato e di chi affronta quell'altro, la risposta è il nostro sales manager, che aveva competenze nel B2C, quindi nel business to consumer. Capite che comunque c'è una forte incoerenza alla base. Sebbene la tecnologia fosse outstanding, il team valido, la proposta non mancabile, ma mancava questa coerenza tra la strategia di commercializzazione e il business model. In seconda analisi viene anche valutato in questa fase lo scale up, perché l'obiettivo della Commissione europea è quello di finanziare delle aziende che prevedono un boost improvviso all'interno del mercato, con una capacità di fare uno scaling up forte, e che quindi possa diventare, come vi dicevo all'inizio, l'unicorn dei prossimi anni. E alla fine la giuria, quello che valuta, come vi dicevo in ultima analisi, è l'eccellenza, quindi l'innovazione, il timing di aggressione del mercato, il time to market. Quindi ho cercato un po' di mostrarvi quali sono le dinamiche che avvengono all'interno di un processo di valutazione degli ESI Accelerator, e quindi di porre la giusta attenzione su quegli aspetti che devono essere poi migliorati, sia nella fase di scrittura della proposta, sia nella fase di preparazione all'esercizio di Q&A con la giuria. Io mi fermerei qua, Luca. Ora non so se... Grazie. Sì. Mi sentite? Sì, benissimo. Ma direi molto, molto interessante, direi di sì. Non so se ci sono domande da parte... Non ho visto domande specifiche, ne avrei io qualcuna, a cominciare da... Poi naturalmente, se qualcuno vuol farle o metterle in chat, ricordo che è possibile. Intanto il discorso della scalabilità e bancabilità: esistono anche dei parametri quantitativi o... Rispondo io, Antonio? Sì. Allora, per quanto riguarda la non bancabilità, la non bancabilità è un concetto molto, molto controverso, perché per quanto afferisce all'aspetto finanziario, non prevede un modello di calcolo della bancabilità. Io posso dirti che durante le nostre sessioni di interviste alcuni progetti, seppure molto validi, sono stati bocciati per la bancabilità, perché dimostravano all'interno dei loro numeri che effettivamente loro avrebbero potuto implementare il loro piano anche senza l'intervento della commissione, anche perché avevano già attratto dei capitali dal venture capital. Per quanto riguarda la scalabilità, permettimi di usare il termine scaling up, che è un po' diverso, perché la Commissione europea è più attenta alla crescita dell'azienda, quindi crescere dal punto di vista del fatturato, dal punto di vista dei numeri, degli employees. Lavoro.
Esatto, non tanto dalla scalabilità in senso diciamo più americano del termine, quindi minori investimenti, ma con una crescita sostenibile. Sì, Giuseppe, io dico, sono chiaramente d'accordo, quindi la risposta anche proprio Scusate, mi per segnalano, aprite pure le telecamere, visto essere. che a questo punto. Sì, dicevo, su scaling up o scalabilità la Commissione non dà riferimenti precisi a parametri precisi, che invece esistono, no? Diciamo, a livello di scuola, quindi 10 milioni, le cosiddette scaling up possono essere quelle fast growing startup che nei primi 5 anni di vita raggiungono i 10 milioni di dollari, a proposito, no, del riferimento americano, di dollari di fatturato, piuttosto che hanno già raccolto investimenti tra i 500 mila e qualche milione di dollari o valgono un tot. Ecco, questo non lo dice la Commissione. L'auspicio è che grazie all'innovazione che portano avanti, che è breakthrough, diciamo così, insomma, abbiano un forte potenziale di crescita rapida ed esponenziale. Tutto Esatto, qua. che siano ambiziose, diciamo, perché la Commissione vuole proprio finanziare quelle aziende che sono ambiziose, che vogliono crescere e che hanno aspettative di crescita molto elevate. Un'altra domanda. La parte di due diligence deve essere impostata dall'inizio oppure è una cosa di cui non bisogna preoccuparsi perché viene fatta a valle insieme a DSI? È più la seconda, la fase di due diligence interviene solo nel caso in cui si supera la prima fase di valutazione, la fase di valutazione dell'intervista e nel caso in cui ci sia il grant, ci sia l'equity, pardon, e quindi sia stato concesso l'equity, a quel punto inizia la parte di due diligence, che permettimi di dire è una due diligence. Che valuta due aspetti. Il primo aspetto è un po' più, diciamo, burocratico, no? Quindi, se l'azienda è correttamente registrata, se non ci sono, pregiudizievoli e quant'altro. E poi c'è un aspetto un po' più vicino al mondo del venture capital, dove viene analizzato il business e tenendo ferme le considerazioni della giuria. E l'esito della giuria, cioè quello di concedere l'equity, si struttura l'operazione in modo tale da incrociare le esigenze dell'azienda e quindi magari definire il tranching dell'equity, le milestone in maniera più opportuna. E come ho detto durante la presentazione, si cerca anche di invitare l'investitore privato, venture capital esterni, a partecipare al round di equity. Sì. Chiaramente la due diligence non la fa la Commissione, che non avrebbe le competenze, loro si appoggiano con questo ESI Fund alla Banca Europea degli Investimenti, c'è cioè una unità specifica che a sua volta poi esternalizza le due diligence come si fa se, quasi sempre alle grandi società di consulenza che fanno anche questo di mestiere. Adesso, proprio adesso, insomma, da qui a settembre si concluderanno le primissime due diligence, così poi capiremo anche un po' meglio dopo l'estate, un po' di, insomma, avremo un po' di dati empirici, esperienze empiriche anche da condividere. Perdonate la brutale semplificazione, ma a grandi linee si tratta di fare un business plan, quello che nei master o quando spiegano è come andare dall'amministratore delegato e fargli vedere il business plan di quello che si vuole fare. Direi di sì, però come poi si dice sempre quando si parla di business plan o di richiesta fondi, adattarlo rispetto a chi abbiamo di fronte, adattarlo alle regole del gioco, che insomma oggi seppur brevemente credo che abbiamo iniziato a condividere questo concetto di non bancabilità, no? Che per alcuni addirittura insomma è proprio il termine che è un po' fuorviante, però è una cosa un po' ambigua perché sei abbastanza avanti ma non a sufficienza per diciamo, attrarre dal privato tutti i fondi di cui hai bisogno, non sei ancora tu pronto, non fatturi. E poi, insomma, ci sono, insomma, la commissione fornisce un template, e quindi, come abbiamo detto, sia io che Giuseppe, bisogna anche essere, no, in qualche modo sapersi vendere, ma nel senso buono, cioè saper valorizzare i propri asset, saperli trasmettere in una maniera chiara, anche perché, ripeto, è stato detto, ma ripetiamo.
i valutatori non hanno molto tempo per leggere queste proposte, e poi anche l'intervista sono 40 minuti, quindi l'aspetto di comunicazione, l'essere appealing, dritti al punto, è assolutamente decisivo. Poi Luca, consentimi di essere un po' provocatore, no? In questa affermazione che hai fatto. Sì, si tratta di fare un business plan. L'Italia performa malissimo, veramente male. A collegare un po' questi due dati, secondo me non si sbaglia troppo. Quindi anche questo è un punto su cui riflettere. In Italia non sappiamo fare i business plan. Questa può anche essere una mala verità. Sì, è vero. Questo è lo strumento della Commissione europea adatto e giusto, perché anche noi italiani ci avviciniamo e impariamo la cultura finanziaria del venture capital. O forse dobbiamo mettere insieme un team che abbia le competenze sufficienti per farlo. Cioè, io ingegnere posso essere il tecnico più bravo del mondo, ma se non ho di fianco qualcuno che ha le competenze di economia o che sa come si fa qualcosa di mercato, è già più difficile che io faccia un bel business plan. Ecco. Come non darti ragione. Noi quello che stiamo vedendo, queste sono le primissime scadenze dell'accelerator, dove purtroppo, insomma, che purtroppo ci ha accolti un po' impreparati, però quello vediamo spesso due fattispecie, cioè due tipologie di aziende che per un motivo o per l'altro non sono adatte o ancora adatte all'accelerator. Da un lato quella super matura, strutturata, e lì diventa un po' difficile dire che non si è bancabili, se sì, no? Si è sul mercato da 60 anni, a meno che non si costruisca uno spin-off e così via. E poi invece all'altro estremo, non so, lo spin-off o lo startup fortemente innovativa, ancora giovane per carità, che ha veramente magari una tecnologia deep tech super interessante, che ha iniziato a sviluppare il business plan, però gli manca ancora qualcosa, il business model non è ancora così completo, le prime validazioni da parte di potenziali clienti, banalmente le lettere di intenti mancano, non si conosce così bene il mercato, e poi incontri dei valutatori che invece lo conoscono bene e ti bocciano subito. Oppure, e su questo forse è un altro elemento di spunto dove in Italia bisogna lavorare, in realtà come competence center immagino che siano assolutamente decisive, manca il team. Cioè c'è tutto lato tecnica, tecnologia, sì c'è un po' di management, però se poi voglio arrivare su quel mercato, come diceva Giuseppe, e non ho né partnership strategiche verso l'esterno, né tutte le competenze già internalizzate in azienda, né magari un primo investitore privato che comunque a livello di network o di quelle competenze può darmi un qualcosa, e purtroppo poi, come dire, le aziende cadono lì, nonostante, come dire, l'idea in sé, l'excellence per dire, il concept è veramente interessante. Sì. Ecco, ma e quindi un'azienda come cioè, può chiederle a Banca Intesa o ad Apre queste dritte, queste competenze, dove andare, o quantomeno un panel di come funziona? Allora, ti rispondo lato Intesa San Paolo. Allora, come dicevo in premessa, Intesa San Paolo punta molto sull'Europa e in particolare anche su questo strumento. Quindi abbiamo costituito un team che cerca di accompagnare le aziende nella presentazione di queste proposte, quindi cercando di aiutare, di indirizzarle, di anche magari di fornirgli quegli strumenti che spesso non si trovano facilmente in circolazione, per avere più successo in queste proposte. Per esempio, un aspetto che spesso, cioè un aspetto importante che manca è la protezione intellettuale, no? Quindi il brevetto, freedom to operate, sono quegli aspetti che spesso in Italia lasciamo un po' più da parte a favore del prodotto, della performance. Per esempio, noi riusciamo, anche grazie alle nostre partnership,
a fornire a queste startup gli strumenti per, diciamo, presentarsi in maniera un po' più strutturata. Apre. Eccomi. No, io aggiungo, allora, noi abbiamo questo ruolo, per chi di voi ci conosce, no? Noi copriamo tutto Horizon 2020, National Contact Point italiani sono in Apre per conto del MIUR. È chiaro che noi, a seconda dei casi del settore del World Program, cioè, siamo lì a dare informazioni, a provare a orientare, quindi l'azienda ha un'idea, capiamo insieme se è un'idea che può essere spendibile su Horizon, su quale settore, su quale strumento di finanziamento, arriviamo alla review della proposta, però come dicevo prima il nostro è più un ruolo istituzionale di accompagnamento, per carità, servizi gratuiti, e noi non scriviamo le proposte, no? Noi non facciamo un'analisi di mercato, noi siamo lì a rivedere la proposta, anche perché insomma, per vostra informazione, con il team ne abbiamo viste soltanto su SME Instrument Accelerator ormai 600 dall'inizio del programma 2014, abbiamo l'occhio allenato, però insomma siamo a completa disposizione, e più riusciamo, come dire, a collaborare tutti insieme, anche rispetto al fatto che l'accelerator è estremamente competitivo, mediamente forse siamo un po' meno preparati a queste dinamiche rispetto a quelle di altri paesi, quindi più si riesce a fare sistema, più si riesce a collaborare tra tutti i soggetti che con diversi ruoli e diverse expertise possono dare una mano all'azienda e alla startup, e onestamente, insomma, saremmo tutti più contenti. Noi, l'azienda che poi prende il finanziamento, per carità, è la prima, ma anche noi che, insomma, non, siamo un po', a volte ci deprimiamo quando vediamo questi success rate, ma sappiamo benissimo, insomma, che in Italia le idee e la creatività non mancano, quindi... Se non ci sono domande, io penso di poter dire che le vostre presentazioni e la registrazione saranno disponibili sul sito di SMACT, e invito anche tutti i partecipanti a rimanere in contatto con il sito di SMACT e con i nostri social, le nostre comunicazioni, perché a settembre, in corrispondenza con l'uscita del bando, verranno attivati dei webinar volti sia a illustrare il bando che anche a supportare, diciamo, le prime, l'impostazione del bando è una sorta di consulenza, ecco. Quindi noi da settembre forniremmo anche questo servizio come SMACT, con le modalità che andremo a definire appunto appena, mano a mano che uscirà il bando e voi vedrete le nostre comunicazioni. Io ringrazio Giuseppe e Antonio, non so se volete aggiungere qualcosa in chiusura. Io ringrazio voi di SMACT per averci ospitato e averci dato la possibilità di promuovere uno strumento innovativo, uno strumento che può essere utilissimo per molte realtà italiane. Direi di sì, visto sì, anche sì. Il numero di PMI, dovremmo essere noi quelli che hanno più di questi progetti. Da parte mia restiamo in contatto, chiaramente insomma i contatti ci sono attraverso il Competence Center e proviamo insomma a supportarvi, quindi esatto. Grazie mille anche da parte mia. Grazie mille a tutti, direi che possiamo chiudere qui, e vi ringrazio ancora, un buon weekend a tutti quanti, grazie. E a presto.